Sport management, in questo momento c'è un intruso, tra virgolette, bravissimi i ragazzi del Posillipo che sono stati anche capolista per qualche giornata, poi hanno perso un pochino il migliore rendimento, come stava ovviamente, ci stava tranquillamente nel novero, nella dinamica di questo campionato e adesso comunque sono in terza posizione. Ottava giornata dunque di Serie A con questa sfida della Zanelli. Un Savona che in casa ha battuto la Florenzia nel primo match per 7-5 e poi ha ottenuto vittoria anche con il Bogliasco per 8-6. Ha battuto il quinto a Genova 8-7 nel terzo ultimo turno rispetto a questo. E poi nell'ultimo turno il pareggio proprio con il Posillipo per 7-7 con qualche polemica arbitrale sul comportamento degli arbitri, tra l'altro da entrambe le formazioni, sia dal Posillipo che dalla formazione savonese, che dunque arriva a questo match con una striscia di tre risultati utili consecutivi, mentre Roma ha perso nell'ultima in casa contro la Florenzia per 10-9, arrivava però da due vittorie in precedenza. Intanto qua, prima azione, prima conclusione, alla fine riesce ad andare al tiro con il numero 4 Vuskovic, che è un neoacquisto proprio dell'ultima ora, Nebojša Vuskovic, montenegrino, acquistato dalla squadra di Savona anche grazie a Mirko Vucinic, ex giocatore proprio di Savona. Intanto c'è stato un problema. Sì, 3 minuti chiesi Sì. richiesti per un colpo, probabilmente nella conclusione, arrivata proprio dal centro savonese, ne ha fatto, diciamo, le spese Michele De Robertis, 18enne difensore della Roma Nuoto, che ha preso un colpo alla tempia, probabilmente, vediamo, infatti si tocca proprio la parte alta della fronte. Giustamente Alfi, il direttore di gara, avvocato napoletano, dirige insieme a Massimo Gomez, è lì a sincerarsi giustamente delle condizioni del giovane atleta. Quindi 3 minuti la sospensione quando c'è un infortunio, poi il giocatore deve riprendere, infatti vedete che già si avvia a riprendere la sua posizione in vasca, non ha voluto neanche mettere il ghiaccio, evidentemente è un colpo che gli ha causato un malore al Sì, e momento, poi ha infatti adesso è lì recuperato. pronto per diciamo, cambiare, ma deve riprendere il gioco e poi De Robertis entrerà all'interno del cosiddetto pozzetto, che è quel piccolo quadrato, meno rettangolo, antistante proprio la panchina, e fa rientrare un altro giocatore, quindi si affiderà alle cure mediche il giovane De Robertis, ma è un colpo, diciamo, tranquillizziamo anche chi da casa appunto sta seguendo questa sfida. Niente di grave, intanto ottimo lavoro al centro, davvero di La Penna che guadagna la superiorità numerica. Il fallo era subito fuori dai 5 metri, altrimenti probabilmente era tiro di rigore. Guadagna però la prima superiorità numerica la squadra ospite con il lavoro di Michele La Penna al centro. La palla sul perimetro con Africano, poi la palla va in uno per essere riaperta per Camilleri. Attenzione a Steven Camilleri, ma soprattutto alla mano cattiva, dove arriva la conclusione che è, come ben sapete, la più difficile, con il destro in posizione di estrema destra. Segna Francesco Faraglia, 17enne, è uno dei vicecampioni italiani under 17 di questa formazione. I campioni italiani under 17 sono quelli del Savona, tra l'altro. E tira molto bene questo giovane 17enne che si apre dalla posizione 1 e anche Roberto Africano, oramai il veterano, insieme proprio a Michele La Penna, entrambi 35enni della formazione di Gatto, che attira su di sé la difesa, la scarica dalla parte opposta, dove ha forse qualche minimo problema Faraglia di impossessarsi, di prendere questo pallone. Ma lo va a concludere molto bene. Ora deve buttare via invece il pallone il Savona in fase di attacco. Pallone è lì nell'angolo e va battuto, e quindi quel giocatore lì che era lanciato in controfuga è stato annullato, eliminato dal gioco grazie a questo stratagemma. Buttare la palla indietro certe volte aiuta la difesa. E qua allora Roma che va a giocare questa azione, era proprio De Robertis, ha dato la palla fuori per il passaggio al centro, questa volta sulla penna, ottimo lavoro difensivo da parte di Pietro Ricci, 16enne. Qua sono due formazioni che danno molto spazio ai giovani, entrambe,
con un nucleo storico di giocatori esperti, ma tanti giovani. Da una parte il problema ovviamente di budget, dall'altra però c'è anche una filosofia societaria volta a ed entrambe Savona è una società storica, grande fucina appunto di campioni. Questa espulsione, la trattenuta del gomito che viene operata dal giocatore con la carottina numero 4. Sì, al centro era Corio, nuovo arrivo da Imperia, uno dei tre nuovi arrivi. Non ha fatto certo quello che si dice un mercato faraonico Savona, andata alla conclusione Pietro Ricci, sedicenne, liberatosi proprio sul palo dopo lo schema offensivo voluto da Alberto Angelini. Ancora situazione di superiorità numerica, si vanno a posizionare in 3-3 i giocatori proprio di Angelini. E poi la conclusione da parte di Jacopo Colombo, fuori, alta sulla traversa con la deviazione, quindi ancora possesso palla, ma siamo in parità numerica, annullata la superiorità del Savona. Porta il pallone Lorenzo Bianco, suo fratello Giovanni ha lasciato per motivi di studio, potrebbe rientrare però entro fine stagione per giocare qualche scampolo di fase finale, ha giocato un paio di partite a inizio anno, poi se n'è andato per motivi di studio. È un Savona molto cambiato rispetto all'anno scorso, e perde tanto proprio lì sui due metri. Giovanni Bianco faceva un lavoro diciamo eccellente, ci trovava molto fastidioso. Intanto fallo in attacco di La Penna, che si aiuta con le braccia e prende anche molto contro, una molto contropiede. Guardate quanti giocatori della Roma sono attardati, il Savona ha nelle proprie corde proprio la fase natatoria. Ecco proprio Lorenzo Bianco, di cui parlavamo poco fa, era andato a trovare una buona posizione, poi non ha voluto tirare, ha preferito subire un fallo, poi fare alzo e tiro con la palla che però se n'è andata a lato della porta difesa da Francesco De Michelis, uno dei vice campioni under 20 nella Roma in quest'ultima stagione. Mentre Savona ha vinto il campionato under 17 in finale contro il Posillipo. Può perdere il pallone malamente Roma con un passaggio sbagliato corto, mancanza davvero di attenzione. Invece pronti a ripartire i savonesi, le calottine bianche sono molto reattive, le vedete voi che prendono anche spesso vantaggio rispetto ai rispettivi difensori. Ancora Bianco con il pallone sul perimetro, preferisce giocarsela con calma dal mancino Jacopo Colombo, poi serve una palla al centro letta con grande anticipo da Innocenzi, il difensore con le braccia alzate a far vedere che non c'era nessun fallo, era africano e il suo compagno Innocenzi è arrivato a raddoppiare, a portare via il pallone al centro boa. Tutto molto fatto bene da manuale, e proprio Innocenzi fa parte di quella di quei giocatori che poi hanno militato anche nella Lazio insieme a Pappacena, che sono passati diciamo a questo nuovo progetto della Roma. Pallone perfetto proprio di Innocenzi per La Penna, che ci mostra un bellissimo gesto tecnico, una bella beduina a spalle alla porta, ma soprattutto venendo incontro al pallone. È proprio quel movimento a far la differenza. Andremo adesso a rivedere il colpo di gambe andare appunto sul pallone, eccolo qua, guardate con la torsione poi del polso nell'angolo lungo, tiro sopra la testa, imprendibile anche come anche per un portiere internazionale, di caratura internazionale come Slobodan Soro. Eh sì, certo, il serbo di nazionalità è brasiliano, però lui insomma è serbo, scuola Partizan, poi si è votato per il Brasile olimpico nel 2016. Intanto alzo e tiro, ancora Savona che non riesce però a essere troppo pericolosa. Abbiamo visto, ripartono velocemente, però poi quando bisogna andare alla conclusione non trovano sempre il modo migliore. Roma che invece ha capitalizzato al massimo anche nell'ultima occasione che Francesco Possiere ci ha raccontato nei dettagli. Molto bene, ancora una palla che cade al centro dove però c'è il fallo contro. Era Matteo Spione adesso al centro, altro giovane, 19enne, già nel giro nazionale, ha già esordito in Nazionale A. Arrivato dal tornato dal prestito con la Lazio, è uno dei prospetti sicuramente più interessanti in questo ruolo.
nonostante la giovane età. Con il pallone adesso è Milakovic, questa è la vecchissima guardia di Savona. La palla va a Giacomo Novara. La conclusione del fratello di Ettore, ha raggiunto il fratello proprio in questa stagione, arriva dal Torino 81, retrocesso. E poi qua c'è il cambio palla e time out immediatamente chiesto da Savona, che ritorna in possesso di palla da Roma con Gatto, che ha voluto il pallone dopo aver conquistato la superiorità numerica. Mentre vedete adesso col ghiaccio, sì, il giocatore De Robertis, che prima aveva subito il colpo, forse ha preso un colpo alla tempia proprio per dove sta posizionando, sì, il ghiaccio sintetico tra il, occhio e tempia, sì, sì. E lì indubbiamente quando se vieni colpito in un certo modo, tanto c'è Fabbri sulla panchina. E questo invece è Alberto Angelini. Dall'altra parte Alberto Angelini che scuote i suoi atleti. Un avvio ancora un po' troppo molle, secondo lui, il grande campione anche della nostra nazionale, di cui è stato capitano del Sette Bello, Alberto Angelini. Vediamo la superiorità numerica degli ospiti, hanno la palla per andare sul 3-0, davvero sarebbe molto pericoloso per Savona questo. La circolazione sul perimetro in fase di preparazione, poi la palla arriva a Steven Camilleri, di nuovo di là, nella mano cattiva, ritorna la palla al maltese, è lui che va al tiro a rimbalzo. D'altronde è un giocatore di una grande prolificità, il 31enne Steven, è stato anche capocannoniere del campionato europeo nel 2016, Camilleri, con la sua nazionale Malta. E ha perso una ottima opportunità la Roma per allungare, per andare su un 3-0, che forse sarebbe stato eccessivamente penalizzante, ma per quello che sta facendo vedere la Roma, molto concreta, molto attenta in fase difensiva, lascia, ecco, veramente poco agli avversari. Adesso una zona M, andandosi a mettere un po' in mezzo, un tiro dai 5 metri. Un tiro che non arriva neanche in porta, difende molto bene anche con le braccia tese a chiudere le diagonali di tiro Savona. Recupera però il possesso di palla Savona, difendeva Roma ovviamente. Savona che recupera il rimbalzo, ancora zona M, questa volta subito ad affrontare l'attacco dei padroni di casa, solo in difficoltà, palla che va molto lontana. Guardate, c'è ancora tempo, però insomma ora bisogna avviarsi verso il tiro in posizione centrale. La palla poi arriva a Novara, il tiro a rimbalzo basso che scivola un po' nell'acqua, ha segnato Giacomo Novara il gol che dimezza lo svantaggio. È un gol che probabilmente sbloccherà Savona. Sì, un gol che sblocca Savona dopo un rimpallo a un minuto dal termine del primo tempo. Qui forse Innocenzi è andato proprio su Novara prima della sua conclusione e ha lasciato tempo poi al giocatore esterno, quindi si è un po' la difesa allargata e Novara ha preso ovviamente angolo di porta con un tiro al pelo sull'acqua, al pelo dell'acqua, non pallone che non è rimbalzato in maniera corretta ed ha probabilmente ingannato anche il 19enne estremo difensore della Roma Nuoto, Francesco De Michelis, portiere anche della nazionale Under 19, quest'anno è arrivata quinta ai campionati europei. Vediamo intanto però l'attacco di nuovo di Roma, c'è pressing di Savona. Savona, sappiamo, è una squadra che gioca, come si dice, abbastanza mani addosso. Recupera il pallone, la palla a Soro, e qua credo ci sia il time out chiesto da Alberto Angelini, questa volta su una superiorità guadagnata immediatamente nel trasferimento da parte dei giocatori liguri. E allora Angelini si vuole dare la carica alla sua squadra a ripartire, portando la squadra avanti in questi ultimi 40 secondi, 41 per la precisione, a cercare il gol del pareggio. E intanto questo è il bello della pallanuoto, come possa cambiare tutto in pochi minuti, ovvero dalla possibilità di andare sul 3-0 per la Roma con la superiorità numerica, il time out per i giallorossi, non perfezionata la seconda opportunità, e da lì poi il gol in parità numerica di Novara, di Giacomo Novara, e ora il 6 contro 5
che Savona si è guadagnato la, anche per la squadra di Angelini, e la seconda chance per poter andare a grifare un pareggio a 41 secondi dalla conclusione del primo tempo. Quindi Savona che stava subendo, ha subito forse un inizio della Roma direi gagliardo, e ora sta cercando di reagire, lo sta facendo nel migliore dei modi. Circolazione sul perimetro, poi la palla che ritorna all'esterno, la conclusione è stata di Ettore Novara stavolta, che però non è riuscito a ottenere il risultato di suo fratello. La palla non supera da Michelis, che anzi controlla agevolmente il pallone, e Roma ha ancora qualche secondo, 12, per imbastire l'ultimo attacco di questo primo tempo di gioco. La palla arriva ad Africano, subito al centro, c'è sempre la possibilità di servire il centro boa in uno contro uno per Roma, e ha rischiato ancora Savona di subire il gol. Palo a fermare la conclusione di Spione, poi tiro da lontanissimo di De Robertis, nulla di fatto. Il tempo termina con la Roma avanti per 2-1. Questo è il primo parziale dunque di questo risultato, di questo match che si annuncia, e si annunciava anche alla vigilia, molto equilibrato. Questa ottava giornata c'è già in campo a Napoli la Canottieri Napoli contro la Recco, si gioca a Casoria, la Recco avanti 9-4, si gioca anche a Siracusa, Ortigia avanti 2-1 sul Bogliasco, gli altri match sono successivi. Vi ricordo che dalle 17.30 vi racconteremo anche un interessantissimo Florenzia Rapallo femminile dalla piscina Nannini, una giornata che in Serie A1 femminile ha già visto la vittoria del Padova 17-4 contro Torre del Grifo e Roma 16-8 contro Verona a Verona. Due risultati da archiviare, questo netta la vittoria di Roma su Verona. Molte società hanno faticato a vincere con la promossa Verona, non Roma, e questo è significativo. Mi dai l'assist appunto parlando di Verona, perché lunedì dopodomani, quindi tra poco più di 48 ore, scenderà in vasca la nazionale di Fabio Conti proprio nell'impianto che ospita appunto la squadra veronese di pronto femminile, dove il Sette Rosa affronterà una squadra di primissimo ordine, l'Ungheria, in una sfida direi decisiva per quello che sarà appunto le sorti del Sette Rosa. Diretta Rai Sport per questo match 18:30, match che ancora una volta non ce n'è assolutamente bisogno, ci riporterà alla mente Mauro Maugeri, che ci ha lasciato un anno fa. Compianto Mauro Maugeri, ovvero una splendida persona, un grande allenatore, un anno fa ex CT del Sette Rosa, nonché di Catania e di altre squadre, lui che era catanese, era siciliano di nascita, ha allenato lasciando sempre dietro di sé una scia di umanità davvero impareggiabile, ha allenato anche l'Olanda femminile. Eh sì, ci stringiamo ancora una volta ai familiari nel ricordo di splendido che ognuno di noi porta di Mauro Maugeri. È iniziato il secondo tempo alla Zanelli di Savona di questa sfida così interessante. Savona in affanno, deve recuperare, pressing, questo è Camilleri, giocatore di cui parlavamo prima, grande realizzatore. Savona che pressing e poi retrocede a zona, perché poi la palla è caduta troppo spesso ai due centroboa romani, qui commette fallo Spione. Sono due ottimi centri, la Penna e Spione, hanno già fatto vedere le loro capacità. Angelini, come sottolineavi tu, pressing e zona, zona dal lato cattivo, quindi alla destra dello schieramento dove i destri hanno una maggiore difficoltà, con Soro che è lì posizionato. Il pallone adesso cade al centro, ma era leggermente impreciso, però Camilleri scavalca completamente il centro che era nell'occasione Milakovic, guadagna la terza opportunità in 6 contro 5. Preparazione, qua è Vuskovic, calotta numero 4, poi un tiro un po' affrettato, una selva di braccia romane a coprire, tirato Milakovic dalla mano buona, lo vedete già in posizione di tiro ancora, posizione di sparo
per lo straniero. E poi arriva il gol invece dalla cosiddetta mano cattiva, tirato e segnato Lorenzo Bianco, ed è arrivato il gol del pareggio in superiorità numerica. Dotato di un'ottima conclusione Lorenzo Bianco, l'abbiamo apprezzato anche negli scorsi campionati, fanno buona guardia portando la parità, e quindi c'è il 3 contro 2 da questo triangolo e non si lascia pregare. Bene di gambe, bene sul braccio di appoggio, il braccio sinistro in acqua che lavora tantissimo proprio per dare l'equilibrio al corpo nella fase appunto di conclusione, e coniuga benissimo la tecnica Lorenzo Bianco e griffa il pareggio per Savona in apertura del secondo tempo. Innocenzi marcato proprio da Vuskovic, vedete pressing, poi si torna indietro dopo aver spinto lontano gli attaccanti romani. Eccola qui la zona che ci spiegava Francesco Postiglione, dalla zona della mano cattiva, quindi non essendoci Mancini in Roma, è proprio da lì che si questa può volta però qualcosa, si apre, però, sì. Guardate come sono saliti proprio quei due giocatori lasciando lo spazio, tanta acqua perché il pallone arrivasse nelle mani di Michele Lapenna, e ora la terza opportunità ce l'ha anche Roma. Un'altra superiorità numerica, la terza per gli ospiti, dicevamo hanno potuto servire il centro forse anche con fin troppa facilità, e qua senza tanta opposizione De Robertis ha trovato il corridoio giusto per trovare il gol del nuovo vantaggio in superiorità numerica per Roma. Devo evidenziare che questi giovani giocatori sia del Savona ma anche della Roma non hanno nessun tipo di timore, vanno avanti, guardate lo spazio che è avanti a sé De Robertis, e va a concludere qui forse una leggera incertezza da parte di Slobodan Soro, però viene premiato il coraggio del giovane giocatore romano che riporta in vantaggio la Roma. Sì, sottolineavi giustamente questo aspetto, tanto società che danno molto spazio ai giovani, giovani che ripagano la fiducia senza avere nessun timore riverenziale con il massimo campionato, con giocatori come Slobodan Solo, insomma un portiere un po' monumento nella storia della pallanuoto serba. Intanto zona M ancora una volta in difesa di Roma che mette in ambascia un po' l'attacco dei savonesi, è andato a tirare Pacaliev, conclusione parata abbastanza tranquillamente da De Michelis. Attenzione alla controfuga di Roma, sì, e la M è riuscita perfettamente, M significa che se forzi il tiro prendi il contropiede secco dall'altra parte, se non fai la massima, non hai la massima attenzione, segna Faraglia, doppietta per lui, 4-2 Roma. Si parte praticamente un 2 contro 1, se non hai il controllo dell'attacco era chiaro che andasse a concludere Pacaliev della formazione savonese, i giocatori e i compagni sono stati a guardare la conclusione mentre Faraglia è partito in un 2 contro 1, diventato poi un 1 contro 0, non sì. Lascia scampo a Soro e Roma ritorna sul doppio vantaggio. Sì, lui è Spione, contropiede classico, 2 contro 1, giocatore si è fatto attaccare, ha passato la palla all'altro. Giusto lasciare la mano cattiva, nel 2 contro 1, non la mano buona, quindi la lato di destra, dove, ripetiamo, il destro ha maggiori difficoltà, ma non ne ha avute Faraglia, che griffa quindi la sua doppietta. E Roma che si riporta sul doppio vantaggio 4-2, guardate come la formazione di Gatto imbrigli gli attaccanti di casa Angelini. Qui ha tirato Federico Piombo, altro giovane, ventenne, palla alta sulla traversa di De Michelis. Roma sta giocando bene e adesso prova anche a incrementare un po' il ritmo, palla che arriva a De Robertis, poi al centro per una sciarpa che però è stata un po' bloccata dall'aiuto del numero 4 Vuskovic. Aveva tirato la penna al centro un attimo prima che impugnasse, è arrivato un raddoppio esterno che gli ha sporcato un po' il movimento. Adesso però Savona, attenzione, mancano 10 secondi di possesso palla, ecco, palla fuori, avete visto la palla era nelle mani di Vuskovic, arriva l'espulsione al centro, la superiorità numerica numero 3, fuori De Robertis, vediamo Savona, questa è importante ovviamente per ridurre il gap, andare a meno 1,
Roma difende bene sul perimetro, costringe anche a qualche errore di passaggio. Poi quando tira Federico Piombo la palla non può essere troppo pericolosa, c'era anche un bel braccio davanti a lui che chiudeva molto lo specchio della porta. Difesa infatti molto stretta, talvolta statica, ma pronta ad andare ad aggredire con il pallone invece di Savona, che non ha quella fluidità, diciamo, nei passaggi, e quindi il tiro di Piombo, che per la seconda volta porta il baricentro in avanti, quindi la schiena leggermente indietro, pallone che sale, mentre qui il pallone che scivola via, ma c'era stato anche il fallo in attacco per Michele Lapenna, comandato da Alfi. Fallo su Milakovic, lo stava marcando, adesso porta il pallone Federico Piombo, prova ad accelerare, davanti a lui c'è un po' di spazio, la difesa preferisce andare a chiudere sul centro boa, evidentemente lasciare per mettere il tiro dal perimetro col portiere piazzato, che infatti va a chiudere molto bene. De Michelis è andato sotto l'incrocio a raccogliere questo pallone, una parata spettacolare, non particolarmente difficile. Roma in ottimo controllo difensivo, va in doppio centro ora il Savona, anche Milakovic a dare una mano a Corio. Piombo, poi la palla arriva a Caldieri, ancora Piombo, vedete i due centroboa, però commettono fallo in attacco, commette il giocatore che si è attardato lì davanti con la calottina numero 11, Novara. E però qui c'è un errore di Roma, recupera il pallone Vuskovic, il montenegrino, che va a servire dall'altra parte con Caldieri, che era per un attimo tutto solo. Arriva rimorchio Piombo, c'è ancora spazio per lui come prima, questa volta però la mette in porta, conclusione centrale molto forte, e Savona riduce il gap a meno uno, segna Federico Piombo. Come è stato importante recuperare quel pallone da Vuskovic, passaggio impreciso, imperfetto nella ripartenza della squadra romana, che costa caro e veramente tanto, perché diventa poi un 4 contro 3, un 5 contro 4, con Piombo che arriva a rimorchio e con un paio di gambate fintando arriva a 3 metri, troppa la minima la distanza, dove l'estremo difensore della Roma deve capitolare. Savona che torna a meno 1, segnando un gol direi fondamentale quando siamo a 2 minuti e 35 dall'approdo a metà gara. Avete visto come il difensore alza le braccia, fa vedere che non commette fallo, attenzione, perché se l'attaccante è in possesso di palla e guarda la porta avversaria a due braccia fuori significa espulsione. Attacca adesso con Steven Camilleri, il maltese apre la palla in posizione 2, palla che poi cade al centro ed è palla sotto, quella commessa dalla penna. Anche se è stato il difensore a spingergli la sua mano che teneva il pallone sott'acqua, però di fatto il possesso era proprio dell'attaccante, quindi palla sotto. Attenzione a Milakovic, avanza il 36enne croato, poi va a dare la palla a Giacomo Novara, il mancino, ancora Milakovic, non si riesce però a servire il centro, infatti va un tiro improbabile Novara, è fortunato però nel rimbalzo, perché così Savona recupera il pallone, ha ancora tutti i 30 secondi offensivi, quindi ha tutto il tempo per imbastire nel modo migliore l'azione d'attacco. Sta cercando il Savona di cambiare spesso i giocatori che vanno al centro per non dare punti di riferimento e magari per posizionare difensori non così avvezzi alla fase appunto difensiva sui due metri, quindi è una tattica di Angelini direi anche giusta, intelligente. Ora forza la conclusione però qui Giacomo Novara. Sì, il mancino ha provato il tiro, abbiamo detto, uno dei tre nuovi arrivi insieme a Filippo Corio e a Vuskovic quest'anno nella formazione savonese, l'anno scorso ottima quinta posizione per Savona, il ridimensionamento di quest'anno. Gira la palla adesso ancora una volta sul perimetro Roma, che prova a guardare sempre il centro, poi però si addormenta. Africano, Roberto Africano con la palla in mano,
arriva come un fulmine da dietro Vuskovic, che non aspettava altro. Gli strappa il pallone dal braccio, fa costo costo, fa servire Milakovic, la palla però è leggermente lunga. E così è tutto valido, non era nella sua disponibilità, difensore è stato bravo anche a interrompere l'azione fallosa, è uscito molto bene De Michelis. È stata assolutamente corretta la tua analisi, non avrei fischiato neanche io, proprio perché il pallone è stato leggermente lungo, corretto, dato al centro, e qui è Fabbri che sostituisce Roberto Gatto, che è squalificato. Sì, la sua impressione non è corretta, ma tant'è che ora la Roma ha la possibilità con il time out di giocarsi quasi tutti l'ultimo possesso, lasciando veramente le briciole qualora giocasse appunto tutti i 30 secondi alla formazione di Angelini, che come sempre dà delle sue disposizioni. Un allenatore vulcanico, così come lo era anche in acqua, una grinta da vendere per lui, tante battaglie. È uno dei giocatori più vincenti sicuramente della storia italiana, insomma 8 scudetti vinti da Alberto Angelini, 3 coppe dei campioni, 2 coppe LEN e poi il bronzo Atlanta insieme a Francesco Postiglione. Questi sono i risultati più importanti in estrema sintesi di Angelini. Attenzione qua, Roma ancora una volta molto bene, circola la palla, vanno a servire il centroboa, è un fallo semplice quello che subisce Spione. Allora la palla ancora esterna, ottimo schema però, un bel taglio da 4 verso 1, intanto il pallone qui scivola via proprio per creare lo spazio, il pallone che arriva a posizione 5 arriva anche al centro, ma qui intanto c'è un fallo in attacco. Ottimi schemi, direi anche offensivi, questi ideati sì, dalla formazione capitolina, che ora subisce tra virgolette il time out di Angelini, che avrà 12 secondi per provare con ogni probabilità un tiro esterno, mettendo sì, proprio nelle posizioni chiave magari un mancino da una parte e probabilmente Milakovic dall'altra. Tanto vedete sullo sfondo l'arbitro napoletano Gomez, finale terzo posto delle ultime Olimpiadi arbitrata da lui, che ha nel suo novero tante finali scudetto e anche la finale dei campionati europei del 2012, uno dei fischietti sicuramente più importanti a livello internazionale degli ultimi anni. Ricordiamo che ieri Alessandro Severo è stato designato per la partita più interessante a livello europeo, la finale di Supercoppa alla Comiadi di Budapest, spettacolare tra Ferencváros, che ha vinto i tiri di rigore contro i campioni d'Europa dell'Olympiakos. Questo va a significare ancora una volta di più il grande equilibrio che regna anche in Europa. Olympiakos, che aveva battuto a sorpresa il Recco nella finalissima dello scorso anno. 4 secondi per un alzo e tiro, vediamo se arriva. Sì, hanno scelto davvero quella che poteva essere la soluzione migliore, c'è la palla Milakovic all'ultimo secondo, il croato è andato al tiro, palla che si è spenta sul palo, però meglio di così, in quei pochi secondi non si poteva fare. Anche Angelini dimostra tutta la sua intelligenza tattica, perché va a mettere Milakovic sui 2 metri in posizione di centroboa, fa uscire il mancino dalla posizione 1 dalla destra dello schieramento, il taglio, l'attraversamento è dal centrale del semicerchio offensivo verso destra, quindi si crea lo spazio proprio per uscire fuori dai 2 metri a Milakovic, che viene servito, non viene fatto fallo magari, ma qualora ci fosse stato il fallo poteva andare appunto a concludere in maniera centrale davanti alla porta, quindi un ottimo schema questo da parte di Angelini. Insomma, qua abbiamo ricordato tutti i suoi grandi risultati, qui parliamo di giocatori che sono un po' università della pallanuoto, negli anni in cui la pallanuoto italiana del sette bello italiano era stradominante nel mondo. Adesso lo è ritornato, perché insomma andare a podio nelle ultime 2 edizioni dei giochi olimpici significa qualcosa, e quindi grande risultato. Qui vediamo intanto la panchina della Roma, anche Marco Gerini, proprio per citare un altro giocatore che ha scritto pagine importanti nella nostra nazionale, ora sì, è lì da una mano a una squadra con cui ha vinto lo scudetto nel 1999 con Gatto anche in acqua, sì, contro di te era la Roma Racing, un'altra Roma nella finale contro il Posillipo, ma comunque sì,
un'altra Roma, ma in ogni caso anche il figlio appunto di Marco Gerini è accanto appunto all'interno delle giovanili appunto della Roma Nuoto, si rimane sempre legati a quello che è ovviamente il mondo dell'acqua colorata. Diciamo Massimiliano Fabbri ora prende il posto di Roberto Gatto sulla panchina della Roma. 3-4, si arriva a metà gara con un minimo vantaggio per la Roma, che direi che è giusto, ci può stare per quello che ha fatto vedere la squadra appunto giallorossa, ma il Savona non ci sta lì rinzando e cerca appunto di ritrovare quel pareggio che ha ottenuto proprio all'inizio della seconda frazione di gioco, in una partita direi divertente e anche ben giocata, soprattutto dalle due difese, sì. Soltanto 7 i gol e molto soltanto giocata, anche 7 sì. Le espulsioni fin qui guadagnate. Sì, davvero molto ben giocata. Arrivano insieme, palla sotto, sarà contesa. Sono arrivati insieme due giocatori, entrambi hanno affondato il pallone e quindi sarà palla contesa, scodellata dall'arbitro Filippo Massimo Gomez. Quindi tocca a Massimiliano Fabbri, direttore sportivo, fare l'allenatore, in questo caso al posto di Gatt. Una bella responsabilità, anche se vogliamo, un momento così importante del campionato per tutte e due le formazioni. Tra l'altro, ricordando quella Roma che vinse lo scudetto 99, c'era anche Angelini in acqua in quella squadra, una super squadra allenata da Pierluigi Formicone con Vujasinovic e Benedek da stranieri. Gerini in porta, qualcun altro me lo dimentico di sicuro. Intanto però ritorniamo al presente con Savona, che ha conquistato il pallone, deviazione, quindi palla nei due metri, Vuskovic, montenegrino. Guardate adesso Roma che va in pressing e recupera il pallone, c'è stato un fallo dall'altra parte rispetto a questa inquadratura, infatti si batte sulla linea dei due metri, la palla che ritorna alla Roma. Roma che quest'anno ha avuto 4 innesti. Jordan Camilleri, che ha raggiunto il fratello Steven, Ciotti, Paskovic e Spione. Paskovic è il grande assente oggi nella formazione romana insieme all'allenatore Gatto. Intanto qua un'altra palla che cade al centro con Spione, bravo a governare il pallone, che tra l'altro era alto e quindi era a rischio di intercetto, e a tenere il difensore alle spalle. Ha guadagnato la superiorità numerica, è la quarta per gli ospiti che vanno in fase di preparazione e commettono però un controfallo lì al centro. Il giocatore che è uscito tra l'altro senza la calottina è africano, è lui che ha commesso il fallo. Gli arbitri hanno sanzionato, bravi gli arbitri, adesso a prescindere da questo caso, gli arbitri devono anche vedere gli attaccanti che commettono il fallo sui difensori, e succede spesso, soprattutto in queste posizioni di uomini in più, quando magari un attaccante sposta un difensore che sta chiudendo il tiro. Intanto c'è l'espulsione per Faraglia, la superiorità numerica adesso è guadagnata dal Savona, la quarta, anche per la quinta, scusate, per Savona, una in più rispetto agli ospiti. La giocano in 3-3 i savonesi, vanno al tiro cercando l'angolo lungo, ma ha risposto molto bene De Michelis, forse non era il tiro irresistibile, un tiro assolutamente forzato da parte di Milakovic, che sì, è dotato di una buona conclusione, però doveva girare ancora di più il pallone, cercare di mettere più pressione, più in difficoltà la difesa della Roma, che è molto brava nell'andare a coprire gli spazi di propria competenza in questi 5 giocatori che si muovono molto bene. Pallone adesso che cade al centro, qui Spione governa il pallone, riesce a tirare la beduina su cui Soro però è attento. Eh sì, portierone ormai che va verso i 40 anni, compie il 23 dicembre Slobodan Soro, e gli ultimi 20 da protagonista assoluto nelle porte di mezzo mondo. Adesso con il pallone è Jacopo Colombo, mancino di casa, che alla fine forza un po' un tiro che non riesce a fare troppo male a De Michelis. Roma che ritorna in possesso, l'apertura per
Innocenzi, poi va a dare in posizione 1 questo pallone a De Santis. De Santis è il mancino di casa Roma, 17enne, non può avere troppe responsabilità. E poi c'è un tiro a rimbalzo di Africano, che ancora è rimasto senza calotta da allora, da quando avevamo notato il suo fallo offensivo. Segna il capitano, è un gol pesantissimo questo, a parità numerica, rimbalzo inventato da Roberto, 35enne, ha girato un po' tutte le società romane senza mai spostarsi troppo dalla capitale. Dietro al braccio del difensore Roberto Africano prende il pallone, lo mette sull'acqua, guarda il posizionamento non perfetto del braccio del suo diretto avversario e, tenendo alto il pallone, chiude di polso e va a tirare nell'angolo corto dove Soro non può arrivare. Questo è un gol, direi, pesante, sia perché viene in parità numerica, ma anche perché respinge un'altra volta il Savona sul meno 2. Savona sempre in affanno, sempre sotto, sempre a cercare di recuperare. È una squadra che non ti scrolli di dosso facilmente, quella del Savona. E questo va ad aumentare i meriti di una Roma che dimostra, questa Roma nota, di non essere meteora in questa stagione da neopromossa. Tra l'altro una promozione arrivata dopo tanta fatica, dopo due finali playoff consecutivamente, ma non hanno mollato i ragazzi di Gatto e hanno centrato il risultato. Infatti vanno fatti sicuramente i complimenti a Niccolò Cristoforo, al presidente di questa società, per tanto entusiasmo e tanta voglia di arrivare partendo, ecco, da lontano in un bel progetto fino alla massima serie. Sì, tra l'altro in pochi anni, se vogliamo, perché sì, è una società recentissima, 2008, tanta attenzione, c'è un contropiede 1 contro 0 che porta a una espulsione. Non è rigore perché il giocatore Paceliev non è davanti lo specchio della porta e quindi... è solo superiorità numerica, sì. Sesta per i padroni di casa, l'ha guadagnata il giovane Paceliev. Andrea Paceliev, poi però se la gioca male Savona, qui la conclusione era di Jacopo Colombo. Sicuramente Angelini non potrà che essere insoddisfatto della superiorità numerica 1 su 6, ma tante conclusioni forzate, le conclusioni che sono venute in questa partita, dove il Savona avrebbe potuto anche con il 50%. Stare almeno sul pareggio, e ora invece paga pedaggio con la inferiorità numerica che viene fuori da questa, in questa circostanza, e quindi il time out di Fabbri per provare quel più 3 che era fallito proprio ad inizio della sfida. Eh sì, quel uomo in più che poteva dare il più 3 per Roma, poi invece arrivò l'1-2 e quindi il gol del Savona. Adesso ci riprovano quelli di Roma a ritrovare un vantaggio 6-3 che sarebbe molto molto pericoloso. Parla anche Gerini, vedete, un po' incanutito, vero? Grande portiere Marco Gerini, sì, lui della nazionale, tanti anni di Como, ha fatto sempre molto bene. Era con te anche in quella nazionale del 96 e anche in quello splendido argento che soltanto Norbert Madarash non lo fece diventare oro nel 2003 a Barcellona dopo due tempi supplementari. E sì, Marco Gerini fu uno dei protagonisti con un campionato iridato, direi maiuscolo per lui. Ma tutta la nazionale guidata da Paolo De Crescenzo, anche lui lo ricordiamo sempre con grande affetto. Palla adesso per Roma, guardate come siano bravi i giocatori della Roma a cercare anche sempre un passaggio in più, a preparare per Steven Camilleri, ed è arrivato il suo gol. Siamo 6-3 adesso, è arrivato anche il gol del maltese, dell'attaccante maltese. Abbiamo visto come l'abbiano girato bene il pallone, come siano stati sempre molto attivi, con una giusta intensità, i giusti tempi del palleggio, e quindi tempo che non è riuscito il Savona in fase difensiva a spezzare, e quindi Roma raggiunge il massimo vantaggio con un Angelini pensieroso, sì, in panchina
11 minuti ancora di speranza per i tifosi del Savona per rimettere in piedi questa sfida. Savona qui sta pagando abbastanza pedaggio a una Roma che ha entusiasmo, capacità, competenze. Una neopromossa che davvero sta facendo vedere ottime cose. Savona deve fare i conti con ridimensionamento e Angelini quest'anno aveva parlato chiaramente a inizio stagione proprio di salvezza, di cercare di salvarsi. Una squadra che è arrivata in quinta posizione, che ovviamente ha molto ridotto il suo organico. E comunque Alberto va portata a 10 punti in classifica in queste prime 7 giornate di campionato. Camilleri con il pallone. Roma con calma adesso prova a gestire. Arriva Faraglia, già 2 gol per lui. Parte il perimetro come largo da parte di Roma. Andrà la conclusione proprio nel finale. Camilleri si fa dare la palla, serve il centro col tempo giusto. Spione però qui ha commesso fallo in attacco, almeno secondo la coppia arbitrale, e va a sanzionare il suo movimento per cercare di liberarsi. E così Roma perde il possesso di palla, però ottima gestione fino all'ultimo secondo. Poi palla sul perimetro, Savona con Vuskovic, e poi è andato a cercare Lorenzo Bianco. Fallo in attacco, palla persa ancora, e adesso De Michelis si fa dare il pallone, è lui che riapre il gioco. Prima la palla al sicuro, spesso c'è questo primo passaggio all'estremo difensore proprio per essere sicuri di non perdere il pallone nel trasferimento, e qua invece arriva il fallo grave e quindi la superiorità numerica per gli ospiti, la sesta. Attenzione, pesantissima questa. Roma ha in mano un pallone quasi determinante. Molto spazio lasciato quasi a invitare il tiro a Jordan Camilleri, il più giovane dei due fratelli Camilleri, arrivato quest'anno. E intanto Angelini tira fuori anche quello che Mari meno ti aspetti, ovvero Soro in panchina e Missiroli in acqua, e lui a compiere questa parata anche per dare una sterzata a questa squadra che ha solo 3 gol. E soprattutto notavo come in attacco, vedete anche adesso, perde un pallone abbastanza malamente la squadra savonese. In attacco ha poche idee, bisogna battere indietro, e soprattutto, ma più per i meriti secondo me della Roma, che fa fare al Savona quello che appunto vuole la difesa. Decisamente arriva Faraglia, velocissimo, perché il tempo scorre. 30 secondi di possesso falla per ogni azione. Roma ancora sul perimetro, Camilleri, poi la palla è centrale per l'altro Camilleri, Jordan. Girano tutto il perimetro, poi vanno al tiro, la cosiddetta mano buona, però con un giocatore molto ben curato. Time out chiesto da Angelino una volta che è rientrato in possesso di palla con soli 12 secondi. Eccolo qua, Slobodan Soro, l'ultimo, forse anche un po' infastidito da questo cambio, però è un cambio che forse ci può anche stare, in effetti, a guardare da fuori questa partita. Sferzata la squadra da parte di Alberto Angelini. In acqua dunque Jacopo Missiroli, 21enne, portiere del Vivaio. Eccolo qui Angelini, dà l'indicazione a una squadra che sembra un po' scoraggiata, però come atteggiamento avete visto anche gli sguardi, le facce, perché si rendono conto, sono per primi i giocatori che lo capiscono, di aver contro una signora squadra. Pubblico della Zanelli di Savona prova a dare la carica ai suoi giocatori. Gomez ha restituito il pallone, dunque Savona ha pochi secondi per organizzare qualcosa di credibile. Lo fa tra l'altro male perché perde il pallone. Ottimo il tempismo di Africano, che è arrivato su quel pallone, l'ha messo sotto al giocatore che lo deteneva in quel momento, ha recuperato dunque il pallone e va ad annullare quella che era comunque una difficile occasione per il Savona. Però garantisce il più 3 alla sua squadra sul 5-3, 0-2 di parziale.
con due tempi che vengono praticamente concessi alla formazione, quindi romana, in questo sì. tempo, in questo, in, andando a vedere appunto i parziali, 2-1 il primo tempo e 2-0 il e 1-0 chiedo scusa il secondo, il 2-0 il terzo tempo, che danno appunto il 6-3 finale, a me un finale di terzo, di terza frazione di gioco, con il Savona che, mentre nel primo tempo aveva reagito, in questa terza frazione è sembrato quasi appunto che non trovasse quelle giocate, soprattutto offensive, dove la Roma è stata brava nel chiudersi bene, nel difendere, nel pensare, come si dice in gergo, prima a difendere in un certo modo e poi pian pianino a tirar fuori quelle giocate, quelle due realizzazioni che sono venute fuori nel terzo tempo, che hanno segnato appunto il massimo vantaggio. Ora Roma deve cercare di amministrare, ma non può assolutamente fermarsi. Ci sarà quella reazione in questi ultimi 8 minuti che la squadra, che Angelini chiederà alla propria formazione. Eh sì, è una formazione che abbiamo detto però è zeppa di giovani, quest'under 17, campione italiana del 2018 con Biggiano, Pacaliev nella finale contro il Posillipo, anche Caldieri, e quindi c'è anche la difficoltà nel gestire un gruppo con tanti giovani. È vero, è che anche Roma ha molti giovani, è in acqua. Intanto, grazie al sito federnuoto.it, vi diamo gli altri parziali con l'Ortigia avanti 10-5 sul Bogliasco, è appena iniziata tra Florenzia e Catania, così come Lazio, Trieste, Sport Management quinto, mentre è archiviata la vittoria della Pro Recco contro la Canottieri Napoli a Casoria per 17-6. Si gioca anche nel femminile 8-8 tra Milano e Bogliasco, Orizzonte Catania avanti 11-4 contro Velletri, è archiviata la vittoria del Padova contro Torre del Grifo e di Roma su Verona, vittorie amplissime nel punteggio. Ritorniamo a questo match perché sono gli ultimi 8 minuti con un più 3 da parte di Roma. Abbiamo visto il tiro di Bianco, di Lorenzo Bianco, che è ancora spazio da posizione 2, nella posizione a cui Roma concede qualcosa. Ancora Lorenzo Bianco che va a cercarsi una posizione centrale per avere più angolo di porta, poi dà un buon pallone al centro dove ha giocato Ettore Novara, 19enne, che ha guadagnato un fallo semplice. Guardate il tempo che scorre, siamo a 6 secondi di possesso e Savona commette fallo offensivo e restituisce dunque pallone a Roma. Doppio centro per essere sicuramente più vicini, più schiacciati, quindi dare maggiore profondità all'azione, però ti può esporre, come può capitare appunto più delle volte, ad avere i due giocatori che potrebbero commettere fallo in attacco, così come è successo in quest'ultima azione. Camilleri aspetta i compagni che arrivino in attacco, zona M per Savona che subito va a raddoppiare al centro, entrata per aprire questa zona, palla che cade al centro da parte di Camilleri, un po' rischiosa, infatti la difesa di Savona ha la meglio, recupera il pallone, palla poi a Missiroli che apre il gioco. Difficile servire dalla sinistra, un pallone al centro che deve cadere se appunto il giocatore è girato verso la direzione del pallone, ha provato Spione ad arpionarlo ma non ci è riuscito. Vuskovic, montenegrino 18enne, neoacquisto, guardate come si è intasato lo spazio lì davanti, solo adesso Savona apre un po' e riesce a servire al centro, quindi il lavoro col doppio centroboa alla fine paga, trova il gol del 4-6 con Ettore Novara, la lotta numero 11, anche prima aveva giocato al centro, e quindi i due fratelli in gol. Intanto in meno di 2 minuti con il doppio centro, anche se questa volta sì, c'era, anche se era un po' leggermente esterno, Milakovic più che altro perché mancavano pochi secondi e si era spostato sui 5 per prendere un pallone, eventualmente tirare direttamente in porta qualora avesse subito il fallo, tant'è che mette tutti d'accordo Ettore Novara, bella la sua conclusione di Beduina, quella che faceva molto bene Enzo D'Angelo, per nominare un altro storico giocatore che manca tanto la nostra pallanuoto.
e che ci ha lasciato da qualche anno. Eh sì, un grandissimo, indubbiamente. Tra l'altro un grande estro, tipicamente napoletano, nella sua capacità di giocare, di inventare sempre qualcosa di nuovo lì al centro. Tanto superiorità numerica per Roma, che parte, guardate con quale tranquillità, larga sul perimetro, le braccia a chiudere gli angoli di tiro dei difensori. De Robertis, poi la palla va a Camilleri, che parte da lontano. Ancora De Robertis, poi bel passaggio, non Luca al centro, sul palo per la deviazione al volo. Palla che però gli resta un po', l'africano resta un po' lì sul braccio, non è riuscito a spingerla bene. Se ne va, era la settima opportunità. Settima che adesso cade anche in casa savonese per un'espulsione proprio nella ripartenza della controfuga delle carottine biancorosse, che ci mettono tanto per andarsi a posizionare. Eccolo qua il 4-2. Palla che va ancora, Milakovic si è attaccato e va a tirare forzando un po' il tiro. Nel momento in cui rientrava tra l'altro l'espulso, c'era Vuskovic in posizione di mano buona, libero per un tiro sicuramente più agevole. E quindi 1 su 7 da una parte, quella di Savona, e 3 su 7 dall'altra per quanto riguarda Roma. E guardate il punteggio, quanto è? Quello che diceva poco fa Francesco Postiglione è una verità assoluta. Quindi con una percentuale un pochino più alta Savona sarebbe perfettamente in parità. Guadagna superiorità numerica ancora, la giocano veloce, che è spesso anche la soluzione migliore per trovare gol. Segna la doppietta Ettore Novara, due gol consecutivi di Savona, che adesso è a meno 1. Ancora gol in superiorità numerica. Dicevamo che non andava bene la superiorità numerica, qui senza schierarsi troppo, guardate, un passaggio, palla subito al centro che è ancora libero, il gol. Il ritardo in fase di lettura dell'inferiorità numerica è del giocatore con la carottina numero 10, il giovane Michele De Robertis, che non ha la reattività di capire dove il proprio compagno fosse stato espulso, è rimasto lì, invece di andare subito a chiudersi, la prima regola del manuale del bravo pallonotista, in fase di inferiorità andarsi a chiudere proprio davanti la porta. E quindi il pallone invece arriva nelle mani di Novara, firma la doppietta, ma soprattutto firma il meno uno. Questo è il bello della palla a nuoto, 6-3 a fine terzo tempo. Siamo invece 6-5 ora con De Robertis, che prova a colpire da distante, palo esterno con la copertura della controfuga. Qua lotta la penna con Milakovic, credo che sia costata l'espulsione, sì, a Roma nel trasferimento. E quindi Savona superiorità numerica. Angelini chiama time out alla palla del pareggio a metà dell'ultimo tempo. E questa volta sì, prima era forse troppo prematuro chiamare il tempo muerto, come dicono appunto in Spagna. Invece ora, quando siamo perfettamente alla metà della quarta ed ultima frazione di gioco, Angelini si deve giocare almeno 20 secondi schierati. Sentiamo anche il brusio del pubblico savonese a sostenere i propri beniamini, mentre la sofferenza in panchina del duo, del tandem Fabbri-Gerini, a dare indicazioni soprattutto nella fase difensiva, con la nona opportunità per la formazione di casa per andare a raggiungere il pareggio, pareggio che non trova da quel lontano 2-2 di inizio secondo tempo. Eh sì, un'apertura di secondo tempo, era stato completato il primo aggancio dopo lo 0-2 iniziale di Roma, aveva segnato il gol del pareggio Lorenzo Bianco. Ora attenzione a questa superiorità numerica con Vuskovic, Milakovic, ancora il dialogo tra i due stranieri, il croato e il montenegrino, il croato con la palla in mano nel 3-3 ora dei savonesi. Ancora spazio proprio per la sua conclusione, era quella cercata da Savona, traversa e rientro dall'espulso, lo vedete da sinistra, parità numerica, scalano i giocatori di Roma. E con la palla lontana, qui c'è il fallo in attacco, l'ha commesso Ettore Novara. Direi che Milakovic è assolutamente in giornata negativa per la formazione savonese, anche molto distante in questa sua conclusione che sbatte sulla traversa,
su. E siamo 2 su 9. E adesso Roma al pallone. Attenzione qua, adesso ogni palla può essere quella determinante. Guardate come si chiude Savona. La palla va a Camilleri, che è andato a cercarsi una buona posizione di tiro. Poi Faraglia dall'esterno, torna di una doppietta che diventa tripletta per lui. Gol pesantissimo di questo giovane attaccante romano, 17enne. 3 gol su 7 della sua squadra e Roma di nuovo avanti di 2. Tanto spazio concesso a Faraglia, invece di andare a salire e a spegnere le opportunità, addirittura con un giocatore passivo. Qui anche una incertezza sicuramente da parte del 21enne Missiroli, che però fin qui almeno aveva figurato discretamente, anche se non aveva avuto, diciamo, delle conclusioni diciamo così importanti e degni di nota. Ora prova ancora a tirare Milakovic, che di solito, sai, quando un giocatore di esperienza deve sapere se non è in giornata, meglio mettersi a servizio della squadra, non è stato che andare a forzare delle conclusioni come ha fatto in questa serata. Roberto Africano, capitano di Roma, gestisce questo pallone, inizia a guardare anche il cronometro, vede che manca 2 minuti e 15 secondi. Allora Roma adesso può pensare di amministrare, poi se amministra così è bene, soprattutto se Savona è ingenuo a commettere falli gravi e danno altri 30 secondi di possesso. Una trattenuta esagerata e anche inutile lì su Innocenzi e Roma guadagna l'ottava superiorità numerica. Al di là dell'occasione da gol, sono 30 secondi di possesso regalati e di ossigeno quindi per sì. Roma che come sempre gestisce bene e alla fine è anche fortunata nel trovare il gol. Lo schema era ottimo con Africano che ha recuperato il rimbalzo dopo la palla che era stata schiacciata sulla traversa quasi a colpo sicuro dal compagno, lui la ribadisce in rete e attenzione, più 3 a 1,50 e questa potrebbe essere la rete definitiva. Qui tira un po' anche senza gambe e qualche protesta arriva dalla panchina savonese per un 2 metri. Certamente noi non siamo in una posizione ottimale per poter giudicarlo, ma era ben posizionato Alfi, che insieme a Gomez direi che sta ben dirigendo questa sfida. Decisamente. Ora, 3 minuti con 3 azioni, 2 e mezza di attacco con ancora una conclusione dal perimetro. Sempre lui, Milakovic. Vabbè, ma qua insomma a un certo punto qua bisogna anche forzare qualcosina. Tu dicevi sì, non è tanto adesso, giornata, adesso magari può essere anche giusto, però prima punto, prima troppo, sì, decisamente. Tanto Roma che si assesta su un 50%, davvero ottimo in superiorità numerica, 4 su 8, mentre è il 2 su 9 che fa molto male Alberto Angelini e alla sua Savona. Palla che cade al centro, la penna guadagna la superiorità numerica, avete visto andare nel pozzetto con il numero 12 Colombo, poi si arrabbia la penna per questa conclusione forzatissima. E qui Faraglia ci aveva preso gusto con provare appunto a trovare il poker per sì. Lui avrebbe dovuto, chiaro, la giovane età non lo aiuta invece nel gestire tutti i 30 secondi. Si può perdonare a un più 3 a un minuto. Beh, dalla direi, fine? Direi proprio di sì. A un giocatore che ha fatto 3 gol, sì, però giustamente la penna dice ma è inutile forzare, teniamocela questa palla, la giochiamo con calma, magari facciamo anche gol con più facilità. Intanto è Lorenzo Bianco dal perimetro, invitato quasi ad andare al tiro, gli lasciano spazio il difensore di Roma, colpisce il palo Pacaliev, figlio di Alex, che è stato bulgaro della Renzano degli anni 90 e poi si è fermato in Liguria, è il figlio, è un giocatore adesso del Savona, ha 16 anni. Ancora la palla che circola con Roma che l'ha recuperata, qui vedete è far passare il tempo e ormai il match è ampiamente finito. Non so se neanche se riuscirà ad andare al tiro, lo fa sulla sirena ed è gol, ha lasciato andare la palla prima della fine del match, almeno questa è la nostra sensazione. Non so gli arbitri se hanno convalidato o meno, se è 5-9 il risultato finale o 5-8.
5-9 ha segnato Leonardo De Santis proprio allo scadere. Una vittoria che assume anche un contorno numerico davvero importante, questo della Roma. Io direi assolutamente meritata dalla squadra di Gatto, anche se era Fabri in panchina in questo caso con la squalifica di Gatto, però molto bene la matricola Roma. E andiamo a vedere noi invece Faraglia che infatti, sì, si inventa un bel gol di parabola, quel quarto gol che voleva è accercato appunto nella parte finale, lo trova proprio allo scadere con il più 4. Direi che confermo ciò che dicevi in fase di presentazione di questo match: la Roma è l'autentica rivelazione, la Roma nuoto, e i complimenti appunto vanno al lavoro fatto dalle retrovie, ovvero a livello dirigenziale, a Niccolò Cristofaro, passando appunto per i settori giovanili, ma anche al tecnico Roberto Gatto e Fabri, e ovviamente a questa giovane squadra che sta dimostrando e sta esprimendo un'ottima pallanuoto ed è venuta a giocare senza timore reverenziale, come si suol dire, a volto scoperto in una piscina difficile, in un campo difficile come la Zanelli di via Cristoforo Colombo, di Corso Colombo qui a Savona, e si è imposta anche con 4 gol di margine, una, direi, un Savona certamente non all'altezza, ma soprattutto per quello che ha fatto vedere fin qui, con Angelini che saprà con la sua ottima sapienza tecnica e tattica.